deluso più dal Napoli, o magari io ho visto che sul 2-1, insomma, lei, anzi poco prima del 2-1, ha professato calma e quasi ha fatto capire che ci credeva, insomma. Sì, sì, ci abbiamo creduto da prima di cominciare, nel senso che dovevamo venire a giocare questo tipo di partita, l'abbiamo giocata anche se siamo andati sotto di 2 gol, dopo 35 minuti nei quali secondo me la squadra aveva fatto bene. E c'è voluto, è stato importante il gol del 2-1 allo scadere del primo tempo, perché ha ridato subito morale, come se avessimo preso 2 pugni in un match fatto molto bene, 2 knockout, ma uno l'abbiamo anche dato, e quindi ho cercato di stimolare i ragazzi a credere che, ritornando in piedi come siamo ritornati in piedi con il gol del 2-1, potevamo ancora assestare qualche colpo, e così abbiamo fatto e non abbiamo mollato neanche nel 3-2, e sono soddisfatto perché la prova è stata di personalità, di coraggio, e con 3 ragazzi davanti che non arrivano a 60 anni insieme, quindi i giovani insieme ai miei meravigliosi vecchiotti o maturi, diciamo così, se no si arrabbiano, oggi hanno, così come domenica scorsa, hanno fornito una prestazione e meritavano una gratificazione. È arrivato un punto, e nel campionato del punto a punto per noi è un punto importante. Indipendentemente da qualche errore individuale che è stato commesso, soprattutto perché abbiamo avuto errori che non dobbiamo avere, lo so, quanto ha influito la rete del 2-1 allo scadere del primo tempo nell'economia della gara? Chiaramente, come ho detto, per me una partita che era sotto controllo 2-0, alla fine del primo tempo abbiamo subito un gol che fa la differenza. Al secondo tempo lo stesso, inizia, la squadra inizia bene, subiamo il secondo, un po' di problemi, dopo facciamo il terzo e un altro errore. Credo che tutti siamo d'accordo che non possiamo fare questi errori, sufficiente. Mister, buonasera. Senti, va bene. Sera. Salve, buonasera. Purtroppo sta diventando quasi un'abitudine negativa, la terza autorete è decisiva, quella di Zuniga col Dortmund, quella di Berami con la Lazio e anche quella di stasera, a prescindere, insomma, che sicuramente devi chiedere ai suoi ragazzi di essere un pizzico più concentrati soprattutto sulle palle inattive. Paradossalmente è grave per una squadra subire 3 gol da una squadra che è venuta a giocare senza delle punte di ruolo? No, credo che parliamo di una squadra che lo ha fatto benissimo contro la Juve l'altro giorno, hanno subito un gol alla fine. Parliamo di una squadra che la ripartenza era pericolosa, oggi hanno avuto 1-2, non tante, e più l'errore che abbiamo fatto noi, credo che questa è stata la differenza oggi. Ma io sinceramente questa grande difficoltà oggi non la vedo, oggi abbiamo subito 3 gol, 2 su corner, uno ce lo siamo fatti noi con un autogol e uno su un errore in mezzo al campo con un tiro da 20 metri veramente molto bello. Poi nella fase difensiva abbiamo rischiato pochissimo, anzi per me abbiamo rischiato molto meno oggi che col Parma per esempio, dove effettivamente avevamo preso parecchie ripartenze. Oggi la partita era assolutamente sotto controllo sul 2-0, poi sul 2-1 con 4 palle del 3-1. È normale che siamo rammaricati e che bisogna lavorare per essere più equilibrati, però non dimentichiamoci che noi siamo la squadra in Serie A che gioca con più calciatori offensivi. Noi giochiamo praticamente sempre con 4 attaccanti ed è normale che un minimo di solidità e equilibrio difensivo probabilmente lo paghi, però creiamo molto, facciamo molti gol. Oggi stiamo mantenendo una media punti più alta degli 2 anni degli scudetti a Napoli, quindi direi che comunque la strada è giusta, va lavorata, come abbiamo già detto più volte, un progetto che è iniziato da 4 mesi, andiamo avanti per questa strada. A caso ha sentito il presidente, che cosa le ha detto? No, dopo la partita non ci siamo visti, abbiamo parlato prima.